Lo storico mercato dell'antiquariato si trasferisce in piazza Cavour e forse in via definitiva. Sarà questa la nuova collocazione già dal prossimo weekend. Nelle aree dove sono stati dismessi i vecchi chioschi e su via San Martino, un'area già di sua natura mercatale, un'area commerciale e sicuramente avranno anche una visibilità maggiore. Una fase sperimentale dovuta all'apertura del cantiere alla Terrazza della Repubblica, da sempre sede del mercato e dove nel frattempo sono iniziati i lavori che secondo i piani termineranno entro l'estate. Intanto abbiamo fatto lo scavo per i sottoservizi e quindi stiamo stendendo i sottoservizi, quindi acquedotto, fognatura, illuminazione. Poi faremo la pavimentazione. La sovrintendenza ci ha dato il via libera e quindi noi contiamo di portare a termine questi lavori naturalmente in 5-6 mesi, il tempo necessario per permettere naturalmente a coloro che esercitano la propria attività sulla terrazza di fare il loro lavoro al meglio e di offrire ai cittadini, ai balneari che verranno a Viareggio i servizi come se non ci fossero i lavori. Uno dei luoghi più suggestivi del lungomare, una volta riqualificato, tornerà ad essere una seconda passeggiata, ma potrebbe essere sfruttato anche per ospitare eventi culturali e sportivi. E chiaramente con uno spazio a disposizione di questo genere potremmo inventarci cose che attualmente non potevamo assolutamente fare. E quindi iniziative culturali, iniziative di vario genere, sportive, perché no? Comunque quello che ci interessa è ridare un ulteriore salotto buono alla città di Viareggio e quindi due tipi diversi di passeggiata, una passeggiata con i negozi che naturalmente è famosa in tutto il mondo ed una passeggiata più riservata per dar modo a coloro che vengono a Viareggio di avere un'alternativa. La terrazza sarà questo.